Professore di comunicazione, volevo farti una domanda. La realtà della comunicazione legata alle campagne di greenwashing, non so se hai qualche informazione anche sull'evoluzione di come è evoluta la comunicazione in questi anni in funzione di questa esigenza delle aziende del greenwashing, per realizzare il greenwashing, e magari qualche consiglio su qualche strumento che possiamo utilizzare per riuscire a discriminare una comunicazione corretta da una comunicazione che invece è legata agli interessi. Allora, veloce sul suggerimento, secondo me l'unico modo è seguire le persone che hanno dimostrato una serietà nel riportare queste cose, quindi i giornalisti e le giornaliste, secondo me, che hanno veramente fatto molto bene, sono Ferdinando Cotugno di Domani, Giuditta Pellegrini del Manifesto e Luca Martinelli, e poi ci sono quelli del Tascabile, che però sono più long form, quindi meno sulle campagne, però in realtà al sicuro non c'è nessuno dal greenwashing, perché tendenzialmente richiede sia che tu sia preparato sulle tecniche di comunicazione, sia che tu sia preparato su quel prodotto. Naturalmente nessuno viene proprio su tutti i prodotti, nel senso non c'è modo di uscirne. Quindi secondo me su quelle più evidenti conviene affidarsi a persone che hanno dimostrato una serietà, però più suggerimento di questo che è veramente livello zero. Ma perché c'è un modo per distinguerlo? Cioè, una volta che hai un'azienda devi fare. No, pensavo che fosse tutto greenwashing. Ma no, in realtà secondo me, specialmente sul lato tecnologico, non è impossibile trovare. Cioè, è che poi anche c'è da distinguere il greenwashing completo, diciamo così, reato che non è un reato di omissione, no? Quindi sostanzialmente dici, va bene, se con questa tecnologia hai questo miglioramento, e però poi non ti fanno vedere. Gli altri, come dire, invece che darti il. Perché, per esempio, uno dei problemi nel conteggio, no? Quindi noi diamo per scontato che ci siano 18 paesi dell'OCSE, per lo più europei, che hanno ridotto la loro impronta carbonica, cioè quindi emettono meno CO2 equivalente. Il problema è che, con ogni probabilità, è vero, le riduzioni sono meno di minore entità di quelle dette, perché c'è il problema del cosiddetto carbon leakage, no? Cioè, quindi sostanzialmente. Tu hai un prodotto come l'iPad, che è interamente concepito negli Stati Uniti, interamente prodotto in Cina, quasi interamente consumato nell'area nord atlantica, e però il carico carbonio di questa produzione è sulla Cina, il che fa problema statistico, no? Nel senso che dici, vabbè, ok, l'hanno prodotto lì, però poi concepito e utilizzato qui, come la mettiamo con questa cosa? E quindi tu hai delocalizzato una fabbrica, quindi hai emesso meno, eccetera, eccetera. Vabbè, cioè quella, questa cosa qua. Però in generale, anche al netto di questo, è vero che c'è stata una riduzione. Però quella riduzione è effetto dell'elettrificazione dei consumi, che richiede tutta una serie di materiali di cui l'Europa, che non solo non è autosufficiente, si importa al 100%. Quindi quella riduzione di emissioni di CO2 in Europa, se la si contestualizza nell'impatto ecologico globale, non è un guadagno. Cioè è un guadagno europeo sulla CO2 equivalente, che però è costato a livello globale, da altri punti di vista ecologici, un impatto pari o superiore. E quindi, come dire, poi la questione rimane problematica. Non si riesce fuori. Ma anche lì, cioè, non si riesce fuori perché... Buona parte delle automobili, anche quelle elettriche, è così. Il tema non è solo la produzione delle batterie, che già sarebbe, penso che lo sappia, ma anche la produzione dell'auto in sé. Comunque ha un impatto tale per cui poi dopo il ciclo, cioè la sua vita successivamente ha un impatto molto minore rispetto alla produzione in sé dell'auto. Se poi aggiungiamo anche il discorso dell'obsolescenza programmata, se aggiungi quello è finito, cioè, tutto, cioè, nel senso che dentro uno scenario razionale di riduzione tu puoi puntare su più cavalli. Poi vedi nei 5-10 anni, se non voglio fare il fan dei piani quinquennali, facciamolo di 6 o di 4, uguale, però c'è dentro una cosa in cui ti dai un obiettivo, fai il primo periodo e poi valuti su cosa è meglio. E però, come dire, per me in una prima fase è più importante che l'obiettivo di riduzione sia effettivamente concepito come il principale, quindi che tutti i mix di policies concorrano a quello lì, che non di quanto hai diminuito. Perché secondo me in qualche modo con una certa serie di effetti negativi già prodotti noi avremo a che fare, non è che c'è modo di... Però ci sono tanti modi per diciamo così, guadagnare tempo dal lato della mitigazione e gestire in maniera più oculata l'adattamento senza andare a accelerare il piano antimitigazione. E l'auto elettrica ha un senso... Allora, la cosa positiva dell'auto elettrica è che tu
se lo fai dall'inizio, riesci a concepire una filiera che è quasi interamente riciclabile per fini automotive, se lo fai all'inizio. E quindi in realtà è ipotizzabile quello che fu ipotizzato per l'acciaio, che poi mai successe, no? Si diceva, va bene, facciamo un quarto polo a Taranto, perché abbiamo poco acciaio in questo momento nel paese. Spingiamo forte dal 61 fino, si diceva, metà anni 70, poi vediamo, di modo che avremo tanto rottame e quindi poi non avremo bisogno di fare tanto acciaio nuovo, perché si farà di nuovo solo quello perché poi era la filiera dell'automobile per le lamiere e le carene che hanno bisogno di acciaio nuovo. Per il resto potevi fare quasi tutto con il rottame. Poi il fatto è che i consumi sono talmente aumentati di livello ed era anche diminuito il costo delle materie prime e quindi si è pensato perché fare il calcolo dei bisogni nazionali? Facciamone più che si può, intanto. E mo ti trovi con il problema di farla per bene questa pianificazione, no? Perché a un certo punto se tu dici, ma lo ripeto, buona parte dell'uso di automobili è irrazionale in questo momento, non provoca né la rapidità di soddisfare un bisogno né il piacere di chi usa l'automobile. Quindi già razionalizzando quello la potresti usare di meno. Poi un'ulteriore razionalizzazione sarebbe tecnologica in cui tu dici, va bene, invece che fare qualcosa che a fine ciclo di vita è finito tutto, perché al limite Buttare. puoi riprendere i pezzi alla waste speaker, cioè nel senso puoi utilizzare un pezzo che funziona ancora per sostituirne uno di una macchina in cui si è rotto, ma non lo puoi riutilizzare quasi nulla, cioè nel senso la macchina finita tendenzialmente va in discarica per l'80% dei suoi pezzi, ma perché non sono pianificate per essere recuperate, Appunto, cioè nel ma senso scusa, mi mi sembra sembra che un l'idea sia momento. quella contraria dell'obsolescenza programmata. Esatto. Per me davvero il conflitto sociale funziona bene quando produce, diciamo così, razionalità su entrambi i poli. Io non penso che si possa fare una transizione ecologica senza che le elite giochino il loro ruolo per competenze, per stare. Non penso che lo si possa fare. E quindi penso che si possa magari anche fare del profitto con una transizione ecologica minimamente sensata. Quello che sono certo non si possa fare è con quei tassi a cui si sono abituati nel modello finanziario. Quella quantità di denaro non la farai più. E quindi si tratta di capire come giocare comunque un principio costituzionale, che è quello comunque della funzione sociale dell'impresa, non è che stiamo facendo chissà che cosa, però dentro una situazione in cui un modello impresa centrico ha fallito dal punto di vista della transizione e c'è bisogno di costruire un nuovo rapporto di alleanza tra elite e così, popolo, classi popolari, che in qualche modo trovi nel tentativo di affrontare questo problema un piano di convergenza.